Ancora gira la famosa domanda: a che ora viene identificato con certezza il punto in cui accadono i fatti a Pizzo Turda? La risposta è in questo articolo di AM. Ore 17.53 già viene pubblicato l'articolo. Questo vuol dire che il giornalista è a corrente dei fatti già almeno dalle 5, perché dovrà pure aver avuto il tempo di mettersi a scrivere l'articolo e di pubblicarlo. Quindi da poco dopo le 4 è noto a tutti che tutto ciò che è accaduto a Viviana Parisi al furgone sia accaduto a Pizzo Turda sul viadotto, quindi poco fuori dalla galleria. Sembrano essere spariti nel nulla una donna di 43 anni del Messinese e il suo bambino di 4 anni, che nella tarda mattinata di oggi hanno avuto un banale incidente stradale sulla A/20 Messina-Palermo sul viadotto Pizzo Turda, nel comune di Caronia. Sembrerebbe che questa mattina qualcuno avrebbe visto la donna allontanarsi con il figlio e che intorno alle 11.30 sia stata la polstrada di S. Agata Militello a ritrovare il mezzo incidentato, ma con lievi danni, abbandonato sul tracciato autostradale, ma della donna e di suo figlio non vi sarebbe traccia. Gli agenti della polizia stradale, coordinati dal comandante Massimiliano Fiasconaro, hanno immediatamente avviato le ricerche. Imponente il dispiegamento di forze attivato per ritrovare quanto prima la donna e il bambino, che da ore è lavoro. Sul posto, oltre gli agenti della Polstrada, sono intervenuti i militari dell'Arma dei Carabinieri, gli agenti dei Vigili Urbani di Caronia e S. Stefano di Camastra e due unità TA specializzate nelle attività di ricerca. Un'unità cinofila ed un elicottero dei Vigili del Fuoco, più due squadre ordinarie dei caschi rossi per supportare le ricerche. Col passare delle ore, però, e il calare della sera cresce la preoccupazione. Singolare il fatto che gli incidenti vengono sempre riportati con una certa precisione. In questo caso, invece, è sbagliato il luogo, perché dice viadotto Pizzo Turda, ma non galleria, quindi parla di fuori dalla galleria, e poi non cita minimamente il furgone. E intanto qui ci troviamo invece nella galleria della corsia Palermo-Messina per riportarvi quanto vi avevo anticipato 3 giorni fa. Guardate a terra quello che è successo. Una macchina si è schiantata prima sulla sinistra, poi a alta velocità sulla destra, proseguendo poi la sua corsa. Tra l'altro, di questo incidente incredibilmente non è uscito nessun articolo, nessuna foto. Adesso invece andiamo nella Pizzo Turda della Messina-Palermo, quella dove avviene l'incidente di Viviana, a vedere com'è la situazione dopo il presunto incidente che ha visto coinvolti dei maiali selvatici e due mezzi.